Radio Sankara. Tutti i colori del mondo. Tutti i colori del mondo. Tutti i colori del mondo. Radio Sankara. Tutti i colori del mondo. Radio Sankara. Tutti i colori del mondo. Tutti i colori del mondo. Tutti i colori del mondo. Per fortuna siamo arrivati in fondo a un'altra settimana. Che veramente non ne possiamo già più di questa primavera. Oltretutto il qui presente abbiamo scoperto che odia le domande, soprattutto se scontate e stupide, quindi non gli farò più nessuna domanda per non urtare la sua suscettibilità. Buonasera da Simone Pierotti, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Radio Sankara Live, tutti quelli del mondo, qui con me il suscettibile Alessandro Bartolini. Buonasera. Tutto bene? Sì. Si parte subito bene. Fatta apposta. E ovviamente salutiamo in regia il nostro Stefano Piccolomini, che ha minacciato di metterti le mani addosso dopo che ti sei rivolto a lui in quel modo lì, veramente inqualificabile, posso dire inqualificabile. Non farebbe mica male. No, infatti, però già altre volte ci sono andato vicino, quando poi vai lì e gli accarezzi la barba, i capelli, insomma, poi devo dire che i modi in cui potrebbe reagire sono rischiosi. Esatto, sono rischiosi. Va bene, ora facciamo i seri, anche perché l'argomento di oggi è molto delicato e complesso. Devo dire, Alessandro, che nelle varie puntate che abbiamo dedicato alle organizzazioni criminali in Italia non abbiamo mai parlato della Falange Armata. Forse c'è anche un motivo, perché era un po' caduta nell'oblio. Intanto ricordiamo la Falange Armata, una organizzazione terroristica che venne alla ribalta nei primi anni 90, diciamo la prima rivendicazione a nome di questa sigla fu l'uccisione di Umberto Mormile, un educatore del carcere di Opera, provincia di Milano, che arrivò il 27 ottobre del 1990 al centrino dell'Ansa di Bologna. L'omicidio era avvenuto l'11 aprile dello stesso anno, quindi qualche mese prima, e diciamo è sempre stata una organizzazione terroristica, e te ce lo spiegherai meglio, che è stata un po' avvolta nel mistero, attiva in anni bui per la Repubblica Italiana, negli anni delle stragi compiute da Cosa Nostra in continente, gli anni della trattativa Stato-mafia, e come dicevo se ne erano un po' perse le tracce, risultava inattiva dal 2001, se non poi per ricomparire brevemente nel febbraio 2014, recapitando una lettera a Torina nel carcere di Opera, sempre in cui sostanzialmente intimava di tacere, di non parlare, perché i suoi familiari erano ancora in giro. E un mese fa più o meno si è tornati a parlare della Falange Armata, perché c'è stato un importante provvedimento, una sentenza che riguarda proprio l'uccisione di Umberto Mormile, e vi preannunciamo che il fratello Stefano sarà ospite della nostra trasmissione, nostra puntata di oggi. Sì, di Falange Armata abbiamo accennato in qualche precedente trasmissione, perché la Falange Armata si aleggia come uno spettro sugli anni bui che vanno dal 90 al 94 della nostra Repubblica. Non la chiamerei organizzazione, perché, e questo fa sì che questa storia sia ancora più inquietante, perché la Falange Armata non è un'organizzazione, è un brand, è un'agenzia del terrore, è un brand del terrore in franchising. Perché la Falange Armata, almeno non ci sono riscontri, ma non si è mai macchiata, non ha mai compiuto materialmente i delitti di cui poi si è attribuita la paternità. Sì, che rivendicava. Che rivendicava. Esatto. E questo è l'aspetto inquietante. Cioè, la Falange Armata, della sigla Falange Armata se ne sono servite l'Andrangheta, come nel caso dell'omicidio di Umberto Mormile, Cosa Nostra. La Falange Armata ha però rivendicato anche la fase più cruda e cruenta e inspiegabile della banda della Uno Bianca, esatto, che ha avuto tre fasi. Del pilastro, esatto. La fase, diciamo così, degli assalti e portavalori alle COP, la fase terroristica in cui sparava nel mucchio e l'unica finalità sembrava quella di fare morti, appunto la strage del Pilastro dove furono uccisi tre carabinieri,
senza un apparente motivo, sì. E poi la fase delle rapine in banca. Bene, nella fase del terrorismo della Uno Bianca, la Falange Armata ha rivendicato tutte le azioni. Dicevi bene, l'esordio criminale della Falange Armata avviene il 25 ottobre del 1990, a qualche mese di distanza dall'omicidio di Umberto Mormile, di cui ieri ricadeva l'anniversario, l'11 aprile, esatto, del 1990. Prima ci fu una scia, uno sciame di telefonate anonime, dove non si è mai utilizzata la sigla Falange Armata, ma che facevano riferimento e avevano come mittenti gli istituti di pena. Sì, perché la prima sigla della Falange Armata è Falange Armata Carceraria, quindi il terreno di scontro di questa holding, di questa agenzia di stampa del terrore, inizia nel contesto delle carceri, e poi vedremo perché. E poi rivendica tutto, dall'omicidio del giudice Scoppelliti, che era il giudice che doveva tenere l'accusa in Cassazione sul maxi processo, alla strage Falcone, Borsellino, alle strage Incontinente. Svanisce nel 94 dopo il duplice omicidio di due carabinieri in Calabria, Fava e Garofalo. È l'ultimo, le date sono importanti, il 94 è l'ultimo omicidio, duplice omicidio che rivendica. Poi svanisce nel nulla, e va sottolineato che dal 90 al 94, e poi contestualizzeremo meglio, sono gli anni di passaggio dalla prima alla seconda Repubblica. Esatto. La Falange Armata, l'arma che utilizza, appunto, non sono le bombe, le pistole, ma è la comunicazione. Una comunicazione che si gioca su due livelli. Uno, è questo che ci fa capire che probabilmente è un'operazione di intelligence, di guerra psicologica. La comunicazione che utilizza colpisce il primo livello, che è quello dell'opinione pubblica, e ha come scopo quello di diffondere terrore. Certo. Di depistare, di millantare a volte, ma soprattutto di ricattare. Qui si entra nel secondo livello, molto più alto, molto più sofisticato, molto più enigmatico, rivolto a chi quei messaggi e quel linguaggio è capace di decriptare, e quindi, esatto, alle istituzioni. Sì, poi anche alle giudici, politici. La Falange Armata si rende, fa capire di sapere tantissime cose sul Presidente della Repubblica Scalfaro, che venne travolto da uno scandalo, e ci ricordiamo, o quantomeno andò in televisione a Rete Unificata, interruppe le trasmissioni televisive nel 93, e disse: prima si è provato con le bombe a destabilizzare il paese, adesso si prova con la più infangante delle accuse, cioè Scalfaro era accusato di essersi intascato da ministro dell'interno i fondi neri del SISDE. La Falange Armata è informatissima su queste cose e tira in ballo anche la figlia. Quindi si capisce che il livello a cui vuol colpire e a chi parla è altissimo. E lo scopo è uno: destabilizzare per traghettare la Repubblica da una fase, quindi quella della prima, che era morente, alla seconda. Nel 94, quando gli assetti politici sono ristrutturati, la Falange Armata scompare e riappare nel 2014, quando Rina sproloquia col compagno d'ora d'aria su tutto, arriva una missiva al carcere di Opera, da dove è iniziata la storia, esatto, e gli dice: tappati la bocca, i tuoi sono sempre fuori, esatto, al resto ci pensiamo noi. Proprio dall'omicidio di Stefano Mormile bisogna ripartire. Di Umberto Mormile, scusate. Stefano è il fratello che sarà ospite. Chiamiamo Stefano, della puntata di oggi. Che sì, è il fratello, è nostro graditissimo ospite. E bisogna ripartire da quell'omicidio per capire e per addentrarci in questa storia, che ancora non è. Abbiamo molti elementi, perché un capitolo sulla Falange Armata è stato dedicato nel processo 'Ndrangheta stragista, ma ancora dobbiamo scoprire molto su chi è. Alessandro? Stefano, buonasera. Grazie. Buonasera a te. Grazie per aver accettato il nostro invito, e ci tengo tantissimo a dirti che volevamo fare questa trasmissione e averti come ospite perché ritenevamo doveroso onorare la memoria di tuo fratello e dare nel nostro piccolo un piccolo contributo alla verità su quello che è stata la Falange Armata.
quindi grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Ringrazio io te e tutti quanti voi, insomma, che avete questa sensibilità, avete voglia ancora, malgrado immagino tu già lo so, sei giovane, immagino anche gli altri, siete giovani. Siamo tutti coetanei, non più giovanissimi, ma insomma. Vabbè, comunque, voglio dire, il panorama attuale è abbastanza deprimente, fa piacere sapere che c'è qualcuno che ancora ha voglia di sapere la storia di questo paese, insomma, di conoscere la storia di questo paese. Stefano, per iniziare questa storia dobbiamo partire da tuo fratello, Umberto. Chi era Umberto Mormile? Sì. Allora, Umberto era un educatore carcerario, uno dei primissimi educatori carcerario. Parliamo appunto degli anni della riforma Gozzini, che Gozzini fu il legislatore che introdusse finalmente una legge di riforma sul sistema carcerario, introducendo il principio della rieducazione, del detenuto, che tra le altre cose è un principio sancito in Costituzione e mai applicato. Ecco, Gozzini negli anni 80 fece questa legge di riforma in cui si introdussero per cercare di dare contenuti, di dare degli strumenti affinché un detenuto non fosse semplicemente rinchiuso per espiare la propria colpa, ma fosse anche messo in condizione di poter emendarsi da quelle colpe commesse, e quindi furono introdotti le cosiddette misure alternative, i permessi premio, la libertà condizionale, e fu introdotto per misurare tutte queste cose, per mettere a disposizione dei detenuti, fu introdotta la figura dell'educatore, che doveva essere colui che seguendo direttamente i detenuti fosse in grado di capirne la personalità, i bisogni, le esigenze, e di costruire per lui, di confezionare per lui un piano di rieducazione personalizzato rispetto alla personalità del detenuto e così via, insomma. Quindi Umberto fu tra i primi oltretutto non era a digiuno di dinamiche del carcerario, perché lui aveva iniziato come agente di polizia penitenziaria, all'epoca quel tempo si chiamavano agenti di custodia. Sì. Fece il servizio di leva, decise di fare il servizio di leva nella polizia penitenziaria, perché così riusciva a ruspare uno stipendio decente. Quindi la sua motivazione non è che fu ideologica, ma fu semplicemente, molto banalmente, di comodo, perché così, solo che fu affascinato da quel mondo. Improvvisamente si trovò catapultato in un mondo che lui, che proveniva, lui era di sinistra, insomma, quindi faceva le battaglie della sinistra, e la divisa non è che gli piacesse tanto, insomma, quindi, però ciò nonostante fu catturato da quel mondo tutto particolare, il mondo del carcere, e ne fu affascinato, abbagliato, e non se ne distaccò più. Praticamente iniziò a Civitavecchia facendo il servizio di leva, facendo... Pronto? Sì, ti sentiamo, ti ascoltiamo. Ah no, vabbè, sentivo la chiamata sotto. E poi proseguì facendo l'educatore, inventandosi assieme ad altri pionieri, ad altri colleghi suoi pionieri del mestiere, inventandosi quel lavoro. Umberto comunque all'approdo in quel mondo c'era arrivato già con una carica professionale, con una carica umana, una carica di personalità notevole. Umberto frequentava l'università, era alla soglia della laurea in giurisprudenza, abbandonò tutto perché il carcere lo assorbiva interamente, insomma. Quindi come educatore cominciò a lavorare a Parma, seminò subito il suo carisma, la sua intraprendenza. Era molto appassionato di teatro e di lirica, e gli venne in mente a Parma, e sembrava una follia all'epoca, gli venne in mente di creare dei laboratori di teatro destinati a far recitare, per cercare di far recitare i detenuti.
convinto che la cultura, oltre all'istruzione, lui incoraggiava tutti i detenuti a studiare, a prendersi le licenze dell'obbligo, ma anche a proseguire l'università, chi poteva farlo, ma convinto che anche la cultura, oltre al lavoro, poteva essere uno strumento formidabile per, scusatemi la licenza poetica, per evadere da quelle, idealmente da carcere. Quindi portò, fu tra i primi, e poi tra le altre cose fu un esperimento che riuscì alla grande e fu ripreso da ancora oggi. Ancora oggi ci sono, esatto. Esatto. Hai detto bene, diciamo, è stato un pioniere di questo approccio alla rieducazione in carcere. Ma guarda, non è stato l'unico, ci sono stati altri educatori che si sono inventati quel mestiere. All'epoca, per esempio, ti faccio un piccolo esempio, a Porto Azzurro, all'isola, al carcere di Porto Azzurro, all'isola d'Elba, sì. Un altro educatore che poi era uno di quelli minacciati dalla Falange Armata, ti anticipo già un piccolo tema, anche lui si inventava i concerti dentro il carcere, portò degli artisti straordinari, ti parlo di Lucio Dalla, ti parlo di Francesco Guccini, li portò a cantare, a fare dei concerti all'interno del carcere, perché diciamo che l'arte, tutta l'arte, che sia musica, che sia teatro, che sia letteratura, che sia cinema, tutta l'arte è uno strumento formidabile per stimolare. Assolutamente. Stefano, Umberto da Parma, dove entra fra i detenuti nel carcere di Parma all'epoca c'era Domenico Papalia. Domenico Papalia, per chi ci ascolta, fa parte del Gotha dell'Andrangheta in Lombardia, è un Totorina dell'Andrangheta in Lombardia. Sì, diciamo tutta la famiglia. Papalia, tutta la famiglia, certo. Domenico Rocco, e Antonio e Rocco, sì. Rocco Papalia. A Parma poi passa a Opera, al carcere di Opera a Milano. Sì, sì. Ed è qui che nasce, che avviene tutto, avviene il cortocircuito, è qui che ci sono le radici per scoprire come mai Umberto venne ucciso la mattina del 10 aprile del 1990, dell'11 aprile scusa, del 1990, da due killer in moto che gli sparano 6 colpi di pistola. Spiegaci cosa avvenne, sì. E come mai, sì, il ruolo dei Papalia è fondamentale in questa storia. Assolutamente. Dunque, allora, te la faccio molto breve, perché poi la vicenda giudiziaria è veramente un calvario, una cosa incredibile, sì, anche come, se non è un unico. Apro una parentesi per chi non conosce la storia di Umberto. Umberto all'inizio venne fatto passare anche per un corrotto, per una persona che iniziò la solita macchina del fango, che per appunto infangare la memoria. Sì, però magari ne parliamo dopo. Adesso cerchiamo di arrivare subito al cuore del problema. Umberto si trasferisce a Parma per due ragioni. Intanto perché il suo matrimonio è fallito, lui si era sposato, aveva avuto una bambina, è entrato in crisi col suo matrimonio, e quindi a Parma conobbe la vice direttrice, che è Armida Miserere, un'altra figura veramente fantastica, incredibile nel panorama del mondo penitenziario, del mondo della giustizia. Si mettono insieme, Armida viene trasferita, diventa direttrice del carcere di Lodi, e lui, anche perché c'erano delle amarezze all'interno dell'istituto, il direttore Panico, il direttore del carcere di Parma, al quale lui era molto legato, lo considerava quasi un padre, invece si scopre che lui sì, è un corrotto, hanno fatto delle inchieste, l'hanno accertato, scambiava dei favori con dei detenuti e così via. Quindi un po' amareggiato, un po' per amore, lui si trasferisce, coglie l'occasione del nuovo carcere che sta aprendo, gli offrono quella possibilità, anche perché lui era una persona di riferimento nel panorama del mondo carcerario, e quindi va a Parma. Lì lavora, ritrova Domenico Papalia, che era stato già a Parma, l'aveva conosciuto a Parma, quindi ne aveva già misurato lo spessore criminale, certo. Le potenzialità, lo ritrova ad Opera, non è tra i suoi detenuti, non lo segue lui direttamente, perché nella mappa di un carcere
c'è una sorta di suddivisione, anche perché per rendere meglio il lavoro gli educatori, ognuno tocca seguire un numero limitato di detenuti. Domenico Papalia non è assegnato a lui, anche se poi inevitabilmente tutti gli altri educatori chiedono a lui, e perché lo conosceva già Papalia, e perché voglio dire, è un punto di riferimento, perché è il più anziano, il più esperto, il più carismatico. Quindi lì però succede quello che probabilmente era già successo a Parma, e che lui aveva notato, e che dentro il carcere di Opera entravano dei personaggi che non venivano, di personaggi misteriosi che non venivano registrati all'ingresso, cosa che già è inusuale, assolutamente inedita come situazione. E questi personaggi venivano dirottati in salette riservate dove parlavano appunto con boss dell'Andrangheta, nella fattispecie con Domenico Papalia. Non solo, finito l'incontro, dopo qualche giorno questi boss, Domenico Papalia, otteneva dei benefici penitenziari, tipicamente dei permessi di premio, che insomma sembravano abbastanza sospetti. Domenico Papalia, ricordiamolo per chi ci ascolta, era condannato all'ergastolo, quindi... Sì, per omicidio. Per omicidio del 75, 76, se non sbaglio. Sì, esattamente. Quindi, ma a parte questo, era comunque era riconosciuto come il capo indiscusso. Esatto, si sapeva i quarti, quindi, di nobiltà mafiosa che già rivestiva. Esattamente. Umberto si accorge di queste cose, capisce che chi entra in carcere sono agenti dei servizi segreti, e questo praticamente commette l'errore di dirlo, di raccontare, di far trapelare questa notizia a un altro detenuto che si lamentava con lui, questo detenuto di piccolo calibro, comunque un andranghetista, gli era stato negato un permesso premio, si era lamentato con Umberto, e Umberto ironicamente gli ha risposto: non te lo danno, tu prova a parlare pure tu con i servizi segreti e vedrai che te lo danno pure a te. Ecco, questa molto probabilmente è la frase che sancisce la sua condanna a morte, perché scopre gli altarini, cioè scopre quello che sta avvenendo in carcere, che ricordiamolo non è assolutamente legale, cioè non è che i servizi segreti, visto che non compiono attività di polizia giudiziaria, possono andare a parlare indisturbati così quando vogliono, anche perché non ci sono le porte girevoli nel carcere con chi vogliono, devono essere informate l'autorità giudiziaria, e sono compiti che spettano alla polizia giudiziaria. Esattamente. Questo, allora, questa piccola cosa, che sembra piccola, in realtà scopre un mondo incredibile, un mondo di misfatti e di violazioni incredibili, perché non sono coinvolti solamente i servizi segreti che stanno commettendo un reato, entrando in carcere, come hai sottolineato giustamente tu, ma commettono delle violazioni pesanti la parte del mondo penitenziario che li fa entrare senza registrarli, senza chiedergli l'autorizzazione, e quindi li fa entrare. Compiono delle violazioni, per non dire dei reati, anche eventualmente quei magistrati di sorveglianza che, per effetto di quei colloqui, oltretutto illegali, concedono dei benefici carcerari. Quindi, come vedi, quella che sembra una piccola cosa, in realtà è un sistema che funziona, evidentemente funzionava da tempo e continuerà a funzionare dopo la morte di Umberto, che pagherà con la vita questa sua scoperta, e soprattutto col fatto che provarono, questo però non ce l'ha raccontato Umberto, non ha avuto il tempo di raccontarlo, certo. Questo ce l'hanno raccontato i pentiti, i collaboratori di giustizia che sono intervenuti successivamente, che copiosamente hanno raccontato, convergendo con le loro dichiarazioni. Cioè, Umberto, una volta che avevano capito il pericolo, la minaccia che costituiva Umberto con questa sua conoscenza di queste pratiche illegali e indecenti, avevano provato, prima di ucciderlo, avevano provato a corromperlo, avevano provato a... Esatto. Umberto aveva rifiutato, e questo gli era costato la vita. Assolutamente, ecco, ci tenevo a dire che l'ordine
Umberto era uno con la schiena dritta e è stato ancora più infamante volerlo far passare dopo, quando venne ucciso, come uno che sì, era avvicinabile. Assolutamente, Umberto era una persona con la schiena dritta e rifiutò assolutamente il tentativo di corruzione. Quello però fa parte purtroppo delle dinamiche, e bisognerebbe dedicare un incontro a queste cose, delle dinamiche messe in atto dai cosiddetti servizi deviati, che poi non so quanto esatto, a me la parola deviati non mi piace mai, perché sono comunque persone che, è quello che ti volevo dire, fanno un lavoro e rispondono a una gerarchia, e quindi non so quanto siano deviati, no, ma poi fanno il loro lavoro. A parte questo, ma poi se andiamo a vedere la storia, le deviazioni sono il numero decisamente maggiore, esatto, rispetto invece alla coerenza, alla correttezza. A quelli lineari, perché, diciamo. Sì, perché noi, stiamo parlando dell'omicidio di un educatore, ma i servizi segreti entrano purtroppo nella storia di questo paese per tutte le vicende più terribili. Ecco, più, Stefano. Più tristi. Rimaniamo su questo punto, arriva come si inserisce la Falange Armata, dopo mesi, c'è stato uno sciame di telefonate, di messaggi, prima della rivendicazione ufficiale all'Ansa di Bologna, in cui venne usata per la prima volta la sigla Falange Armata carceraria per la prima volta. Cosa c'entra una pseudo organizzazione, perché di organizzazione non si può parlare, semmai di agenzia, con l'uccisione da parte dell'Andrangheta di Umberto, educatore carcerario, che svela gli altarini e il sistema marcio che c'era nelle carceri. Sì, non solo quello. Diciamo che il giorno stesso dell'omicidio, l'omicidio avviene la mattina mentre lui si stava recando al lavoro, la mattina presto, quindi 8:30, verso il primo pomeriggio dell'11 aprile del 1990, all'Ansa di Bologna, l'agenzia Ansa di Bologna, arriva una telefonata, guarda, ce l'ho qua, me la so portata, te la leggo, sono due righe. A proposito di quanto avvenuto a Milano, il terrorismo non è morto. Vogliamo che l'amnistia sia estesa anche ai detenuti politici. Non importa chi sono, ci conoscerete in seguito. Quindi ancora non compare, esatto, Falange Armata, nemmeno Falange Armata carceraria. Apparirà a ottobre. È l'esordio della Falange Armata. È l'esordio della Falange Armata, che evidentemente è un'organizzazione. È difficile, voglio dire, contenerla in una locuzione. Sì, assolutamente. Un'organizzazione criminale, agenzia di stampa, qualcosa del genere, però di fatto la Falange Armata è un qualche cosa che sta studiando già da anni un piano eversivo per rovesciare, per riequilibrare i poteri dello Stato, senza necessariamente cambiare la Costituzione, come sarebbe doveroso fare. Se vuoi cambiare un aspetto di uno Stato, devi riscrivere o devi passare attraverso la Costituzione. Loro invece hanno deciso che così come è congegnato, così come sono distribuiti i poteri all'interno dello Stato, tra classe politica, apparati, lobby e gruppi finanziari, non va più bene, quindi bisogna cambiarli, bisogna riequilibrare il potere, spostandolo per esempio dalla classe politica verso gli apparati e verso le lobby economiche, evidentemente. E lo fanno studiando un piano eversivo si fa con il terrore, si fa con le bombe, con gli omicidi, con gli assassini, gettando veramente il panico nella popolazione e con i ricatti. Esatto. I ricatti sono molto importanti in questa storia, perché arrivano ai più alti livelli dello Stato. Esattamente, esattamente. E quindi stanno preparando questo piano eversivo. Poi decidono di anticipare, ancora non sono pronti, evidentemente non hanno messo a punto tutta la macchina, ancora non sono pronti, stanno facendo delle prove nell'area emiliana con la Uno Bianca e con i furti ai caselli autostradali, qualcosa del genere, e
Però avviene questo, diciamo, questo incidente con quell'educatore che rompe le scatole, e quindi decidono intanto di avviare, di partire. Parte già questa telefonata di rivendicazione. Non hanno ancora scelto il nome, lo sceglieranno più in là. Tant'è vero, la prima rivendicazione con un nome è quella della Falange Armata Carceraria, lo ricordavi tu, che arriverà un mese dopo, più o meno, l'omicidio di Umberto, che richiama l'omicidio di Umberto praticamente aggiunge a quella le minacce verso altri quattro educatori carcerari, verso altri quattro direttori di carcere, verso il direttore generale, insomma. Comincia, come dicevi tu, a ricattare, a minacciare, e mette a punto una macchina che è sempre più potente. Da allora in poi, diciamo che si moltiplicheranno i comunicati, le telefonate della Falange Armata. E per i successivi quattro anni, da quell'esordio, l'11 aprile del 1990, fino a gennaio del 94, quindi per poco meno di quattro anni, l'Italia sarà ostaggio di questa fantomatica sigla terroristica che bombarderà le agenzie giornalistiche, e i giornali stessi, di comunicati, di telefonate, di rivendicazioni, che non fanno altro che gettare il terrore. Perché? Perché il linguaggio falangista, che sembra quasi a volte delirante, sì, in realtà, da mitomani a volte, sì, esatto, l'accento tedesco, però se lo vai a leggere, no? sì, ma invece se lo vai a leggere, se lo vai ad analizzare, soprattutto se lo metti in fila, perché i comunicati alla fine saranno quasi 1700, insomma, se li metti in fila uno per uno, ti accorgi che intanto, a parte il primo, l'omicidio di Umberto, le cui rivendicazioni sono postume, arrivano dopo e più o meno, ma poi la narrazione falangista è quasi come scrivere la loro storia, esatto. Perché loro usano questa tecnica in maniera criptica, non diretta ovviamente, però poi una volta che scopri la chiave di lettura, sì. Esatto, è abbastanza agevole. Poi ti faccio qualche esempio. In realtà loro, per ogni fatto criminoso che avviene, importante, loro lo anticipano, riescono ad anticiparlo, ad annunciarlo in qualche maniera, poi lo rivendicano, dopodiché addirittura ci tornano sopra e spesso lo giustificano pure, danno anche delle motivazioni alla cosa che è avvenuta. Non solo, Stefano, dimostrano anche di conoscere aspetti ai più alti livelli delle cariche istituzionali che solo certe persone possono conoscere. Bisogna essere addentro determinati contesti. Dentro i gangli vitali dello Stato. Mi riferisco alle comunicazioni, ai messaggi che mandano nel piano dello scandalo Fondi Neri Sisde. Viene, c'è un tentativo di coinvolgere il capo dello Stato. Loro entrano a gamba tesa in questa discussione e pensano, cioè fanno capire che di conoscere alcuni particolari anche della figlia di Scalfaro. Ecco, non possono essere messaggi di mitomani, sono messaggi che vengono mandati da chi è dentro i gangli dello Stato. E da qui, Stefano, perché il tempo è tiranno purtroppo, iniziamo a fare un identikit di chi potrebbero essere, perché la sigla Falange Armata, come ci parlano di diversi collaboratori di giustizia, anche Cosa Nostra e l'Andrangheta la utilizzarono. Totorina nella riunione di Enna del 91, dove decide l'attacco allo Stato, dice ai suoi: rivendicate con questa sigla. E chiaramente non può essere, questa sigla non può essere partorita dalla mente rozza di Totorina, qualcuno le avrà sicuramente suggerita. Quindi in questi anni, bene o male, si è capito che l'operazione Falange Armata viene partorita da settori dei servizi di sicurezza. Sì, degli apparati dello Stato, sicuramente. Apparati dello Stato che, la sentenza di Reggio Calabria localizza gli apparati, la parte principale, il cuore degli apparati che intervengono, li localizza in Gladio, soprattutto nella settima divisione del SISMI,
gli ossi, la cosiddetta struttura ossea. Allora, secondo me, secondo Spinoza, secondo altri studiosi, sicuramente c'entrano, ma non sono gli unici, nel senso che diciamo è una squadra che è una squadra trasversale, che attinge al film, attinge al SISD, abbiamo delle evidenze notevolissime, anche l'omicidio di Umberto, ci sono delle evidenze delle frequentazioni del SISD all'interno del carcere come compartecipatore, ma non è l'unica presenza, l'hai ricordato pure tu, i fondinelli del SISD, insomma c'è tanto, ma non solo, ci sono delle trasversalità, delle partecipazioni pure dei ROS, quindi apparati dei carabinieri, apparato del ministro degli interni, insomma diciamo che quando si tratta di mettere a punto una squadra che secondo un falangista pentito, perché esiste pure addirittura un'intervista a un giornalista del Resto del Carlino che avvenne nei primi a metà degli anni 90, qualcosa del genere, non mi ricordo, si presentò una persona che senza dire il proprio nome, però si qualificò come una persona che conosceva le dinamiche della frase e sapeva molte cose, e raccontò appunto che il piano avevano iniziato a studiarlo alla metà degli anni 80. La squadra praticamente era composta da una cinquantina di persone che provenivano appunto dagli apparati e dagli ambienti militari e della polizia. Questa è la narrazione, ovviamente, se non si conoscono i nomi, certo, è difficile da riscontrare dei riscontri puntuali, certo. Però alla fine, mettendo insieme anche alcuni comunicati, la storia può tornare. E a proposito di comunicati, io te ne voglio segnalare almeno due o tre, se abbiamo ancora tempo. Certo, assolutamente. Almeno per uno sì. Allora, perché tu parli, io te ne voglio... mi limito a due. Quelli di Scalfora, sì. Dei fondi di esercizio, l'hai già ricordati tu. E lì sono veramente spietati, sono chirurgici. Arrivano ad anticipare delle cose che poi avverranno dopo e che nessuno poteva conoscere, come nessuno poteva conoscere che tutti i ministri dell'interno, Scalfaro compreso, di questo lo accusano, lo ricattano, prendevano 100 milioni di lire al mese per la loro carica dal SISD direttamente. Certo. Quindi questa è una. Ma a quell'accusa Scalfaro poi rispose con quella... Sì, l'abbiamo ricordata in apertura con quel messaggio a Rete Unificate, il famoso non ci sto. Esattamente. Ma io ti posso ricordare, posso leggerti per esempio il comunicato, te lo trovo, ma è difficile, c'è stata una marea di a memoria, te lo cito a memoria. Quando fu scoperto il covo... dei brigadisti a Milano, via Montedevoso, sì. La seconda volta, diciamo. Esattamente, che fu scoperto per un caso, stavano facendo i lavori di ristrutturazione, e fu scoperto quell'altro memoriale. Fu subito pubblicizzato con una scoperta sensazionale, finalmente si avevano a disposizione. Bene, la Falange Armata uscì subito con un comunicato in cui richiamò questo ritrovamento e rivolgendosi direttamente al pubblico ministero Pomarici, che era il titolare dell'inchiesta sul tradimento di Aldo Moro, sì. Praticamente anticipò che anche quel memoriale non era completo, sì. Mancavano dei pezzi fondamentali, e questo solamente uno, qualcosa che si scoprì solamente mesi e mesi dopo, quando gli esperti analizzarono. Loro già lo sapevano, come sapevano tantissime altre cose, come sapevano per esempio, voglio dire, la comunicazione falangista, per dire che è potente, non sono mitomani, burloni, ciarlatani, ma sono delle persone veramente dentro, anche i fatti e non come tutte le procure hanno frettolosamente archiviato, li ritenevano dei mitomani perché arrivavano sempre dopo,
il fatto sì, leggevano diciamo così esatto, arrivavano dopo il fatto compiuto e quindi non davano diciamo così in realtà, l'analisi dei comunicati della Falange Armata permette che loro stessi praticamente suddividono la loro azione in quattro fasi, in quattro fasi in cui ognuna è contraddistinta da una, non solo da una serie di fatti, ma anche da una come dire, da una strategia ben precisa, insomma. Prima di arrivare alla terza, la terza fase, per esempio, l'annunciano quando dopo la strage di Via D'Amè, quindi parliamo del luglio del 92. 92. Esatto, alla fine di luglio, all'inizio di agosto, non mi ricordo bene, arriva un primo comunicato in cui praticamente annunciano l'avvio della terza fase e ricordano che sposteranno la loro attenzione dalla Sicilia, si sposteranno la loro attenzione a regioni come la Toscana, il Lazio, la Lombardia. E vengono i brividi perché nel 93 avvengono gli attentati in continente. Ti vengono dei brividi ancora maggiori, perché qualche tempo dopo, qualche settimana dopo, sono ancora più netti, più chirurgici, che emettono un nuovo comunicato che ribadiscono il loro interesse, la loro attenzione su quei territori, su quelle regioni, ma delimitano l'azione alle città, specificatamente alle città di Roma, Milano e Firenze. Poi, tanto per non lasciare adito a dubbi, un terzo comunicato subito dopo specifica anche il numero di attentati che verranno realizzati in quelle città. E quindi ti dicono quanti ne faranno, che a Roma ne faranno due, che a Firenze ne faranno due, perché non ti dimenticare la bomba è esplosa nel Giardino dei Boboli. Sì, esatto. E a Milano uno, insomma, quindi voglio dire, altro che brividi, lì o c'hanno delle dosi di minatoria, la nostra Damus, oppure evidentemente è un piano che hanno scritto loro, insomma. Esatto, quindi, nei comunicati, dicevi bene te, se si leggono i comunicati, si legge la storia d'Italia di quegli anni, o almeno sì, però, chiaro scuro. Però se mi dai ancora due, un minuto. Un minuto ce l'abbiamo, assolutamente, anche due. Prima di lasciarti, ti voglio dire una cosa che non è che voglio. Allora, perché noi ci siamo, a distanza di tanti anni, continuiamo a lottare per cercare di capire? Perché riteniamo che la Falange Armata abbia avuto un impatto devastante sulle sorti, sulla democrazia di questo paese, sugli assetti che ci sono adesso e sui problemi che abbiamo oggi in tante cose e che abbiano avuto purtroppo successo e che hanno determinato appunto questo cambiamento, lo testimoniano almeno un paio di cose. Non ti sto a parlare del protocollo Farfalla, ma ti parlo dell'ultimo comunicato, perché nel 94 la Falange Armata è sparita, non si è più sentita. Dopo il duplice omicidio dei carabinieri, Fava e Garofalo, a Reggio Calabria, sparisce e lasciandoci, come dire, abbiamo compiuto la nostra missione, non abbiamo più senso di... Sì, però nel febbraio del 2014, improvvisamente, sì, inopinatamente, ricompare. Perché... È un periodo particolare, contestualizziamolo. Tatarina per 8 mesi ha condiviso l'ora d'aria con Alberto Lorusso, sì. Esatto. E in queste passeggiate sempre di più ha cominciato a raccontare anche di cose che non deve dire, quindi delle stragi, sia quelle siciliane sia quelle continentali. Certo. Quindi comincia a raccontare delle cose, non sa di essere intercettato e queste intercettazioni finiscono negli orecchi interessati di molta gente e qualche brano esce pure. Improvvisamente arriva una lettera, pochissime parole, te la leggo, chiudi quella maledetta bocca, ricorda che i tuoi familiari sono liberi, per il resto ci pensiamo noi, firmato Falange Armata. Quindi
Sembra Stefano la chiusura di un cerchio, tutto inizia opera e tutto, almeno per il momento, finisce opera. Purtroppo no, non finisce. Non finisce. Non finisce perché No. Purtroppo no, per fortuna, nel senso, per fortuna non finisce perché ci sono indagini in corso, no? Sì, ma scusami Alessandro, io credo che finirà quando come paese avremo almeno la consapevolezza di quello che è successo. Poi possiamo accettarlo, possiamo non accettarlo, possiamo ritenerlo giusto, possiamo ritenerlo sbagliato, però se non conosciamo la nostra storia, credo che rimarrà sempre un paese mancato. Esattamente. Stefano, sperando che questa storia non finisca a livello di verità, ci sono indagini in corso per accertare. Allora, sì, ci sono. Allora, alcune ci sono anche delle sentenze, sì, assolutamente. Per fortuna, che finalmente hanno squarciato un po' questo velo di. Mancano solo i nomi e cognomi, come in tante storie italiane. Esattamente. C'è la sentenza di Reggio Calabria, 'Ndrangheta stragista, sì. che è abbastanza imponente e importante. Assolutamente. Infatti stupisce fino a un certo punto, è ironia la mia, scusami, stupisce che non ci sia un risalto mediatico a livello nazionale, perché voglio dire, è una cosa di proporzioni talmente vaste, di importanza talmente elevata, che dovrebbe essere portata. Sì, è passata come il processo, sì, esatto. a due picciotti che hanno ammazzato due carabinieri, sì, purtroppo questo c'è è un problema. Poi, c'è poi la sentenza, l'ultima, di un mese fa a Milano, sì. Nell'ulteriore processo a due ulteriori responsabili. Vittorio Foschini e Salvatore Pace in concorso in omicidio. Esattamente, che al di là della condanna ai due fiancheggiatori, che insomma non è questa la cosa importante, non voglio sminuire senza mancare di rispetto per nessuno, però potrebbe, ed è questa la nostra speranza, potrebbe aprire uno squarcio sulla Falange Armata, perché nel processo si è parlato per condannare Foschini e Pace sono state recepite le loro dichiarazioni, soprattutto quella di Foschini, che ovviamente ha parlato della responsabilità della Falange Armata nell'omicidio di Umberto, e questo potrebbe aprire un altro squarcio importante e c'è una terza sentenza di cui stiamo aspettando le motivazioni, che pure questa sembra una piccola cosa, però è una grande cosa. Prima ti ho parlato di una degli educatori minacciati oltre a Umberto, dopo la morsa intimidatoria della Falange Armata, non si è mai arrestato, soprattutto nei confronti del carcere. Sembrava quasi un'ossessione, che abbiamo capito perché il carcere era un'ossessione della Falange Armata, perché eravamo un ricettacolo. Certo, era una terra di nessuno dove coltivare rapporti, amicizie, rapporti, sì, esatto. Ebbene, uno di quegli educatori, esattamente quello di Porta Azzurro, uno di quelli che, come Umberto, ha portato finalmente la rieducazione nelle carceri. Non si è mai visto riconosciuta la condizione di vittima del terrorismo, perché è stato per quei 4 anni è stato tempestato, ha fatto una vita molto blindata, perché era minacciato continuamente dalla Falange Armata. I comunicati che minacciavano gli educatori e i gestori penitenziari con nomi e cognomi erano fitti, intensi, e a lui non gli hanno mai riconosciuto. Adesso finalmente, proprio in questi giorni, si è visto riconoscere lo status di vittima del terrorismo specificatamente dalla Falange Armata, che è un'altra sentenza, quindi a livello giudiziario, che stabilisce che certo. Esatto, che non stiamo parlando di un'entità astratta, ma stiamo parlando di qualche cosa di concreto, che è responsabile di un piano eversivo. Quindi questo comunque ci dà la forza, ci dà anche la speranza per poter finalmente
scrivere delle pagine di storia. Poi voglio dire, tutto si fa in questo paese, tutto è importante, e può darsi pure che le nostre siano semplicemente delle fissazioni o delle intuizioni sbagliate, però voglio dire, studiamole, affrontiamole, studiamole, scriviamole in un libro di storia con fatti messi uno accanto all'altro, e stabiliamo qual è almeno la verità storica. Assolutamente. Quindi è doveroso. Questo è l'auspicio. Assolutamente, noi nel nostro piccolo continueremo a raccontare questa storia ogni volta che ci sarà la possibilità e le novità. Quindi Stefano, siamo in chiusura. Dimmi, sì, aggiungi. No, sono tante le storie che mi piacerebbe raccontare, perché poi in questi anni, in tutti questi anni in cui ho cercato di combattere per affermare la verità sull'omicidio di Umberto, ho avuto anche la fortuna di incappare, di incontrare tanta gente fantastica. Assolutamente. L'avvocato Repici, lo salutiamo perché è stato anche il nostro ospite, non solo. Salvatore Borsellino, assolutamente. Anche con problemi di salute, siamo tutti preoccupati. Gli mandiamo un augurio. Ma tantissimi altri, e attraverso loro ho conosciuto anche tante altre storie, perché il paese ha diritto di conoscere, che invece scientemente e colpevolmente vengono nascoste all'opinione pubblica, perché sono delle storie orribili, almeno come quelle accadute a mio fratello, insomma. Quindi Attilio Manca, Agostino, assolutamente. Sono storie che in parte abbiamo raccontato anche noi, e continueremo a farlo, perché sono le storie purtroppo su cui si fonda la Seconda Repubblica. Che ha, si capisce bene, radici marce, e queste radici le vediamo anche oggi. Questa storia non passa mai, purtroppo. Se non facciamo i conti col passato, dobbiamo fare i conti col passato, e dobbiamo anche allora, io ho esordito, ho parlato dei servizi segreti, ho parlato del vulnus, che secondo me è un vulnus della democrazia. Gli attuali servizi segreti, come sono congegnati, come sono concepiti, una democrazia dovrebbe essere trasparenza, fondamentalmente. Su questo dovrebbe essere dovrebbe avere la prerogativa, certo. Cui, esatto, i servizi sono esattamente l'opposto. I servizi invece agiscono nell'ombra, quello si può capire, perché, ma poi continuano e si mantiene quell'ombra anche a distanza di decenni, non si può sapere mai la verità, quindi, perché poi attraverso il segreto di Stato viene tutto, c'è l'oblio definitivo. Se tu pensi che il portello della Ginestra a distanza ancora di non sappiamo, certo, non abbiamo un quadro chiaro, ancora non è stato tolto il segreto di Stato sul portello della Ginestra, come su tantissimi altri crimini eccellenti, e i servizi ci stanno sempre dentro, i servizi ci sono sempre dentro, e la prerogativa principale dei servizi, il crimine maggiore che compiono i servizi, sono proprio i depistaggi. Prima abbiamo appena accennato al discorso che Umberto è stato calunniato, ma erano depistaggi costruiti ad arte proprio dai servizi, perché la sapienza, la capacità dei servizi è proprio questa, la scuola, la tecnica sopraffina. Significa intorbidare le acque, camuffare, mascariare, e non smettono mai di farlo. Cioè, nel senso che il terrore è che, fino a che non si fa una riforma seria, il terrore è che anche adesso, ancora oggi, c'è il rischio di serie di beh, anche perché su questa storia, su questa storia della Falange Armata, sicuramente qualcuno che ha conoscenza o che ha partecipato all'operazione probabilmente è ancora in vita e ha ancora armi di ricatto per proteggere la sua, diciamo così, incolumità. E quindi noi ci auguriamo. Io non credo che sia solo un problema di incolumità, non credo che sia solo questo. Io credo che è proprio un discorso che, se è vero che il piano eversivo della Falange Armata è servito per cambiare gli equilibri del nostro paese, quindi attribuendo ad altri poteri che non gli competono, credo che questi poteri adesso non vogliono assolutamente
essere scoperti e quindi restituire il malfatto, come si dice, quindi restituire una parte di potere che si sono attribuiti illegittimamente, insomma. E quindi è uno status quo che è stato realizzato con le bombe e che bisogna mantenere, casomai accrescere. E quindi ecco perché non esistono pentiti di Stato, ecco perché su Via D'Amelio non... Sì, i pentiti sono sempre... Malgrado i passi avanti importanti, malgrado sia stato certificato che è stato fatto più grande degli stati della storia, non l'ha fatto un cittadino, l'hanno fatto i servizi, l'hanno fatto uomini dello Stato. L'ha fatto, almeno per quanto hanno ricostruito le indagini, il dirigente della squadra mobile di Palermo. Stefano, sì, ci dobbiamo lasciare per altre cose. Però ancora oggi, appena ti avvicini a qualche brandello di verità, spuntano come funghi nuovi falsi testimoni, nuovi falsi dell'ultimo Maurizio Aula. C'è una cosa indecente, voglio dire. Quindi scusami, ogni tanto poi io perdo. Sono storie comunque che noi abbiamo raccontato anche sul depistaggio di Via D'Amelio. Purtroppo il nostro tempo è terminato. Noi ti ringraziamo tantissimo e ci teniamo a dirti che ci ha fatto molto piacere questa chiacchierata, soprattutto per contribuire a onorare la memoria di tuo fratello e per dare un briciolo di informazione in più sulla storia della Falange Armata. E ovviamente ti chiameremo e ci risentiremo qualora torneremo sull'argomento e qualora ci siano nuovi sviluppi. Quindi ti ringraziamo tanto, Stefano, per quello che ci hai raccontato. Grazie a voi per quello che fate. Ripeto, l'informazione è un'informazione a proposito di vulnus della democrazia. L'informazione è una componente malata di questa democrazia. E quindi sono particolarmente grato a chi invece si ostina a continuare a fare il giornalista. È caduta la linea. Non vorrei finire la telefonata così, quindi lo richiamiamo. Caduta la linea proprio sui saluti finali. Eccomi. Scusa, Stefano, era caduta la linea, non volevo che si interrompessero i saluti finali su quello che stavi dicendo. Non ti preoccupare, volevo solo ringraziare voi che comunque fate un lavoro veramente ammirevole, malgrado è un lavoro di nicchia, purtroppo, perché però insomma io sono sempre particolarmente grato a tutti coloro che decidono di non abbassare la guardia, anche se incombe, non voglio essere una catastrofe, incombe sempre lo spettro di Giuliano Assange, secondo me, sì. L'informazione. Noi ci proviamo nel nostro piccolo a resistere. Un saluto, Stefano. Un saluto a tutti voi. Grazie, un abbraccio. Ciao. Grazie. Va bene, siamo veramente poi tempo massimo, insomma. Mi sembrava presi volentieri 10 minuti. Doveroso prima, perché è una storia che meritava di essere raccontata. Quindi sì. Ma poi devo dire che ti ha dato anche lo spunto per altre puntate su questo argomento. Sì, quindi, assolutamente. Insomma. Continueremo sicuramente a seguire la storia e chissà, magari l'approfondiremo anche in altri modi, in altre versioni. Assolutamente sì, però insomma credo che sia stato doveroso dare spazio a Stefano Mormire, insomma, raccontare la vicenda di suo fratello, ricostruire un po' quello che è successo in quegli anni con la Falange Armata. Va bene, siamo arrivati al termine di questa puntata, io quindi saluto Alessandro Bartolini. Buona serata e buon weekend a tutti. Salutiamo e ringraziamo Stefano Piccolomini in regia e anche da Simone Pirotti. L'augurio di un buon weekend e grazie di seguire Radio San Carà Live.